Antonio Martorella, assessore provinciale alle politiche del lavoro. Abbiamo visto qui tante persone che resistono nonostante un momento difficile di crisi congiunturale. È un momento difficilissimo, i dati di questi giorni ci dicono che la disoccupazione giovanile è al 38,5%, però questo 1º maggio ha dato a noi provincia la possibilità di mettere in piedi un'iniziativa rivolta ai giovani neolaureati che si sono laureati con un alto voto di laurea e possibilmente in corso. Ci abbiamo messo 400.000 euro, è un'iniziativa fortemente voluta, per la quale 100 giovani neolaureati insieme alla provincia in un tandem, tant'è che il progetto si chiama Tandem, pedalano insieme alla provincia in una serie di azioni che porteranno loro a fare un tirocinio formativo anche retribuito fino a 1.000 euro per 3 mesi. E questa è stata la filosofia dell'iniziativa, è stata quella di fare in modo che dall'università i giovani laureati possano avere la prima esperienza nel mondo del lavoro grazie alla provincia. Che ricetta c'è con il nuovo governo? Quale ricetta c'è praticabile per migliorare la situazione dell'occupazione? Quella che dicevo prima pure in seduta di festa, cioè ognuno, la politica in primis, però ognuno in quota parte si deve assumere le proprie responsabilità, quindi anche le associazioni datoriali, quindi anche le organizzazioni sindacali, il mondo bancario, coordinate dalla provincia, dalla politica possono in qualche maniera uscire da questa che è veramente una crisi.